Allora, lascio voi, ho discusso con l'altro gruppo, non con questo, non con quello che è tipicamente in quest'aula, cos'è un motore. Lascio a voi, quelli che non sono di quel gruppo ma che erano in quest'aula e non ho discusso del motore, e guardare cos'è un motore. Cos'è un motore? Un motore è un circuito percorso da corrente che è messo in un campo magnetico. Quindi con i portatori che girano sentirà una forza, come abbiamo discusso, una spira percorsa da corrente dentro un campo magnetico, cercherà, no, il suo momento, momento di dipolo magnetico, cercherà di raddrizzarsi. Però come fate a convertire quel fenomeno lì, che c'è un momento torcente, capace quindi di far ruotare le cose, in un motore? Pensateci, non è banale, perché dovete fare qualcosa, perché certo la spira percorsa da corrente cercherà di orientarsi, ma non fa un moto, lui casomai fa così, non è praticamente utile a far lavoro questo. Certo che se state azionando una sega che va avanti e indietro e taglia, d'accordo, però se volete far girare una macchina o delle ruote in maniera sistematica avete bisogno che compia un giro. Una cosa che fa così non fa un giro, quindi avete la ruota che avanza e indietreggia, avanza e indietreggia. Se volete che vada sempre di là avete bisogno di convertire questo moto in un moto continuo. Pensateci, questo è un generatore, che è qualcosa diverso. Quindi il motore prende corrente elettrica, quindi se volete energia elettrica, e la converte in energia meccanica. Questo è il contrario, prende energia meccanica e la converte in energia elettrica. Quindi avete una spira che è solo un pezzo di rame, non è una spira in cui c'è già una corrente. E se mettete una spira senza corrente in un campo magnetico, il rame di per sé, una spira di rame per esempio, se c'è che sia una spira di ferro, mettete un campo magnetico, ovviamente si attaccherà a una delle espansioni polari. Prendete una spira di rame, il rame di per sé non è ferromagnetico, come abbiamo visto, il pezzo di rame non era attratto dai magneti. E prendete quella spira e la girate, la attaccate a un albero di trasmissione, e qua c'è una manovella, girate la manovella, quindi siete voi a ruotare, siete voi con la vostra mano a ruotare la spira. Se siete stanchi di farlo, prendete un animale, oppure uno schiavo, o un mulinello, corrente d'acqua, ecco la corrente d'acqua che scende perché piove, c'è pioggia in montagna, neve, ghiacciai, c'è la corrente che scende giù, c'è un fiume, e una intercetta il fiume con dei secchi, quindi ci sarà un momento torcente rispetto a questo punto, questo oggetto ruoterà, e questo oggetto è collegato con l'albero di trasmissione alla spira, e quindi girerà la spira in un campo magnetico. Quindi avete un campo magnetico, se avete una spira, la fate girare voi, cosa succede? Allora, per esempio, supponete che la spira inizialmente è orientata in questo momento, in questo modo, scusatemi. La spira, pensatela come una curva chiusa, è un circuito. Questo è di legno, non è parte del circuito, il circuito è propriamente questo. Questo serve solo a comunicare il moto rotatorio della manovella a questo signore qui, d'accordo? Il pezzo di rame è il rettangolo. E voi girate questo pezzo di rame in un campo magnetico creato da queste calamite permanenti, un campo permanente. Allora, qual è il flusso del campo magnetico attraverso la spira? Il flusso, di nuovo, dovete sempre partire, cos'è un flusso? Cos'è un flusso? A queste domande dovete essere sempre pronti a rispondere. Non partire in quinta, perché potrei interrompervi. Cos'è un flusso? È un integrale di superficie di un prodotto scalare, il campo per un vettore che presenta l'aria. Quindi dovete prima pensare a una superficie e orientarla. Pensate a quella tesa come la membrana di un tamburo, la membrana di un tamburo, d'accordo, ma come l'orientate? Verso l'alto o verso il basso? È una libera scelta. Tanto, a maggior ragione, questo esercizio continua a cambiare. Quindi fate un lancio di moneta. A me è venuto così, tanto perché prima l'ho fatto con un flusso che inizialmente era negativo, adesso lo faccio inizialmente positivo. Perché ho deciso di orientare la superficie così, che la curva matematica che rappresenta la spira lo sto facendo girare così, quindi sto orientando gli elementi di aria verso il basso. Quindi inizialmente, se questo è il polo nord e il polo sud, le linee di campo magnetico stanno verso il basso, quindi inizialmente, visto che l'elemento di aria è nella stessa direzione, il flusso è positivo, ok?
Poi a furia di girare, dovete immaginare che l'aspira inizialmente è così. Questo è, sto guardando di lato, cioè questo è un disegno un po' prospettico, disegnatelo così, prima è così, con l'elemento di aria messa così, poi l'aspira ruota, ruoterà, per esempio, se io sto girando, perché non ho specificato, immaginate che giri in questo verso, quindi sta andando così, quindi l'aspira adesso si sarà, oddio, le mie capacità di disegnare saranno messe duramente alla prova qua, quindi l'ho ruotato. Ok? Quindi adesso il vettore che rappresenta l'elemento di aria è così. L'aspira. Inizialmente così, poi lo ruoto. Meglio questa mano qua. Lo giro io. D'accordo? Quindi dovete chiedervi qual è il flusso quando in questa configurazione, siccome il campo magnetico sta facendo così, inizialmente l'angolo è zero, adesso l'angolo è questo qua, state misurando così, quindi no? Il flusso è, cos'è il flusso? Il flusso è un prodotto scalare, siccome in questo esercizio il campo magnetico uniforme, perché ho scelto delle espansioni polari e una zona di un campo magnetico uniforme che so uguale a B0 che so U di X, dove U di X è verso il basso, uno poi arricchisce il disegno con tante belle trovate. Allora, cos'è il flusso? È in principio il B per il vettore area della spira, questo è un flusso di campo magnetico uniforme, e quindi questo il flusso è uguale al modulo di B per il modulo di A per il coseno dell'angolo. Quale angolo? Dovete pensare all'angolo. Quindi se il campo magnetico se il campo magnetico è costante ma la spira sta girando, dovete immaginare che il flusso sta facendo così. Ci sarà un istante in cui il flusso è zero. Perché? Perché benché il campo magnetico è così, la spira è messa in questa posizione con il vettore A per di qua, mentre il B è per di qua, quindi in quell'orientazione la spira non sta esponendo il fianco al campo. Il campo magnetico non penetra la membrana della superficie perché la superficie è messa di taglio. D'accordo? Poi quando la spira fa un ulteriore giro e magari si trova in questa posizione, il vettore della spira adesso verso l'alto, ed ecco, vedete che l'angolo tra la freccia blu e la freccia salmone è maggiore di pi greco mezzi, quindi il coseno è negativo, d'accordo? È semplice questo, ma dovete, di nuovo, un esercizio semplice, ma è oro questo, perché genera un sacco di domande di fisica e di matematica. Quindi il flusso inizialmente è positivo, man mano gira il flusso sta diminuendo, c'è un istante in cui il flusso è zero perché la freccia salmone è di là, 90 gradi, poi gira troppo nel senso che la freccia ha un angolo maggiore di pi greco mezzi, il coseno è negativo. Quando è completamente ribaltato la spira, di nuovo è forse più semplice fare il disegno così, la spira è girata, ma attenzione, la spira ha la sua freccia, qual è la freccia? Ho usato il rosso. È la sua freccia, quindi è così, eh? Inizialmente la spira era rivolta verso il basso, poi lui gira e c'è un momento in cui la spira, la sua freccia è in direzione opposta a B, e quindi ho il valore massimo del flusso, ma il valore assoluto del flusso è massimo, ma ha un segno algebrico negativo. Semplice, no? Cose che in teoria queste le avete viste a scuola. C'è sempre qualcuno però che non le ha viste perché ha fatto qualche percorso scolastico strano. Ieri è venuta da me una vostra collega che ha un paio di anni più di voi, che veniva da un corso di studi di tipo pedagogico, matematica zero, ma le piaceva l'ingegneria, e indovinate che voto le ho dato? La lode. La lode. E quindi io l'ho incoraggiata, è saputo ribaltare completamente questo enorme divario culturale che aveva quando si era iscritta a ingegneria. Aveva zero fisica, zero chimica, zero... Che cazzo insegno questi che devono insegnare ad altri? Così simile, no? Sei ignorante in tutto
Ma hai il diploma di insegnante, cioè hai teoria della pedagogia, ma cos'è che insegni? Aria fritta, secondo me. Comunque, questo va cancellato perché magari i pedagoghi là fuori, si dice pedagoghi? Tante lode, è stata brava. E la cosa interessante è che è venuta dal me circa un paio di settimane fa a chiedermi come si faceva un integrale strano. Cioè, io una delle cose che ho chiesto voi di fare ieri era di calcolare, usando la legge di Ossavar, il campo elettrico creato da un filo rettilineo. Non usare la legge di Ampère, ragionamenti di simmetria che abbiamo fatto assieme, di fare esplicitamente il calcolo. E lei è venuta da me, professore, sto cercando di farlo e mi sto un po' perdendo. L'abbiamo fatto assieme, anzi quel giorno che era venuta la prima volta ci sbagliavamo con un segno, veniva fuori un segno sbagliato. E guarda, era tardi perché ero esaurito dalle lezioni. Guarda, vediamoci domani. Lei quella sera a casa, nell'appartamento, ho capito l'origine del segno, e la mattina dopo siamo incrociati e lei stava per dire la stessa cosa. Professore, siamo detti, abbiamo trovato l'errore. Quindi lei era venuta da me, abbiamo interagito, e poi le ho detto, ma perché si è messo in mente di farlo da solo? Perché non avevo detto a loro due anni fa che dovevano farlo per l'esame. Ah, perché mi piacciono gli integrali. Questa fu la sua risposta. Che lei aveva capito che lì in principio, aveva capito da sola che si poteva fare, e si era cimentata, ok? E quindi io le ho dato la lode non solo per questo, ma perché aveva un atteggiamento che era quello corretto. È stata proprio brava. Perché ho detto questo? Perché alcuni di voi queste cose non le hanno proprio mai viste. Quindi dovete capire come mai il flusso del campo magnetico ha questo andazzo. Poi la guardate e dite in quale intervallo di tempo ho la derivata del flusso. In questo intervallo di tempo è derivato il flusso negativo. Vedete che il flusso ha una pendenza sempre negativa. Qua il flusso è positivo. Quindi la legge di Faraday-Lenz vi dirà che in questo intervallo di tempo la corrente circolerà in questa spira in un verso e qua circolerà nel verso opposto. E qual è l'istante, quali sono gli istanti in cui la corrente che circola è massima? La corrente indotta massima è quando la derivata è massima in valore assoluto, e quindi in questo istante qui. Paradossalmente, in questi istanti dove il flusso vale zero, questo è il grafico del flusso, in questo istante qua e in questo istante qua il flusso vale zero, eppure la corrente indotta è la massima. Perché? Perché nella corrente indotta è la derivata quello che conta, è qua che la derivata è massima, qua che la derivata è massima. Quindi se voi qua sotto fate un grafico della corrente, la corrente in ultima analisi, la corrente in valore assoluto è essenzialmente data dalla derivata del flusso rispetto al tempo in valore assoluto. Anzi, lasciamo perdere il valore assoluto. Se io vi dico che la corrente è la corrente indotta, perché stiamo dicendo che la forza elettromotrice è, come al solito, la circuitazione di E, d'accordo, e questo è uguale a meno la derivata del flusso rispetto al tempo del campo magnetico, si intende, e che questa è una forza elettromotrice, quindi per la specie di legge di Ohm generalizzata, io so che questa roba qua è uguale a questo è una specie di V IR, cioè se questo pezzo di rame ha una sua resistenza, se ha una certa sua resistenza, c'è una certa corrente che circola, no? E quindi fare il disegno della corrente. Come vedete, la corrente, in ultima analisi, è la derivata del flusso cambiato di segno. Quindi voi fate il grafico della derivata del flusso cambiato di segno. Quindi fate il grafico qua sotto di meno la derivata. Prima il caso di fare il grafico della derivata, poi la ribaltiamo, perché sennò diventiamo matti a quest'ora del giorno e del corso. Stiamo già sfiorando la follia. Quindi faccio questo è il flusso, questa è la derivata del flusso. Questo è un coseno, quindi la derivata del flusso rispetto al tempo cos'è? È meno omega a P0 seno invece di coseno. Ok? Quello è la derivata del flusso, teorema della derivazione delle funzioni composte, e chiudiamo il cerchio, no? La derivata, cosa che abbiamo fatto la prima settimana del corso. Questa è la derivata del flusso, è un meno seno.
esce fuori questo, di nuovo, omega cos'è? Non l'ho detto, ma è scritto sulla lavagna. Omega è 2 pi greco per la frequenza. La frequenza sono i cicli al secondo, i giri al secondo che faccio fare alla manovella, al mulinello. Cioè quella spira sta girando un certo numero di volte al secondo, d'accordo? Avrò alta frequenza oppure bassa frequenza a seconda di come io decido di azionare la manovella. Quindi la derivata è un meno seno, quindi è una cosa che è così, d'accordo? Quindi la corrente è proporzionale alla derivata del flusso cambiato di segno. Quindi la corrente, il grafico della corrente è questa qua. Cambio gli assi, questo diventa la corrente, e la corrente diventa così. Ups, mancato il bersaglio. Così. Questo è il grafico della corrente, la faccio magari in rosso. Ok? E vedete che la corrente è massima quando il flusso è zero. La corrente ha il valore in assoluto più grande quando il flusso è zero. Qua la corrente è positiva perché qua la derivata del flusso è negativo. Qua la corrente è negativa perché qua la derivata del flusso è positivo. Quando avete la corrente, il flusso massimo, non c'è corrente. Quindi ricordatevi, la legge Faraday-Lenz guarda il flusso. D'accordo? Quindi corrente positiva e negativa cosa vuol dire? Dipenderà da come abbiamo orientato questa curva. Quindi girerà in un senso o nell'altro a seconda di cosa io intendo per direzione positiva. Siamo d'accordo? Quindi questa è una corrente alternata. Non è una corrente continua, è una corrente alternata. Voglio aumentare la frequenza o diminuire il periodo della corrente, cosa devo fare? Devo girare la manovella più velocemente. Più lentamente vado, più i cicli impiegano tempo a essere completati. Quindi è questa corrente alternata. Guardate la differenza tra un generatore e un motore. Certo, però c'è una cosa interessante, che se voi prendete un motore, cos'è un motore? È una spira percorsa da corrente messa in un campo magnetico, quindi ci sarà un momento torcente. Ma nel fatto che lui si ribalta c'è una variazione di flusso, e quindi la legge di Faraday mi rema contro. Cioè un motore è anche un generatore, non sono cose inscindibili. Un motore dove c'è già una corrente che gira, e quindi state prendendo la corrente e state convertendo in moto meccanico, se vi fermate a pensare, la spira gira e girando cadete in questa casa qua. E la spira girando genera elettricità, ma rema contro, pensateci. Quindi, pensateci. Sta guardando il soffitto, perché? Sì. Stai pensando. In effetti quando uno fa così sta pensando, sì. Cos'è l'emoticon? No, questo no. Cos'è? Così? No. Poi dall'altra parte. Comunque l'espressione della persona che pensa è così, no? Quello mi sembra che, ma questo non somiglia a niente, non so disegnare gli emoticon. D'accordo? Beciata differenza. Ovviamente è evidente che questo mulinello che viene dal ruscello, dal fiume, funziona se c'è neve in montagna, no? Se i fiumi sono pieni di acqua, se c'è una siccità, se non nevica più in montagna, se non ci sono ghiacciai, il fiume si prosciuga, quindi questo non funziona più. Allora uno cosa può fare? Può prendere, sto dicendo puttanate, però vanno, secondo me ogni studente di ingegneria dovrebbe essere consapevole di questo. Forse quando si è alle medie superiori queste cose ve le dicono, ma non rimangono perché siete troppo distratti da, non so, da sciocchezzuole tipiche della vostra età. E lasciatemelo, non voglio dire niente. In assenza di un fiume nella montagna, l'uomo ha scoperto che poteva forse far circolare
un mulinello, se con del fuoco scaldava dell'acqua e creava del vapore, e questo vapore magari spingeva dell'acqua, come il vapore che va in un bacino pieno di acqua, chiuso, e l'acqua viene sospinta fuori sotto pressione, oppure il gas, il vapore stesso, no? Potrebbe far circolare il mulinello. Oppure la legna, beh, appunto il fuoco, come si fa con la legna? Ma la legna è quello ecologicamente più appropriato, no? È un bene riciclabile, nel senso che l'albero che voi tagliate e la bruciate, l'albero aveva preso il carbonio, no? L'anidride carbonica, per creare la sua stessa legna. Quando voi la bruciate rimettete il CO2 nell'atmosfera, quindi non è che state aggiungendo, ma era già stato tolto, quindi è a pari. Il guaio del carbone e del petrolio è che questo era CO2 tolto dall'atmosfera milioni di anni fa, e quindi voi la liberate adesso. E quindi tutto l'altro c'è un CO2, sì, che era stato preso dall'atmosfera milioni di anni fa, ma era stato liberato adesso, quindi il CO2 va su in maniera no, non naturale. Quindi la legna si dice che è una fonte rinnovabile, il carbone e il petrolio no. Anche se su epoche geologiche è la stessa cosa, quel carbonio era nell'atmosfera, è stata tolta e la stiamo liberando. Ma stiamo parlando della durata molto breve dell'esistenza umana. E qual è la soluzione più fica? Nucleare. Però viviamo in un paese di isterici e il nucleare non si può fare. Ma vi rendete conto quanti isterici siamo? Addirittura così in isterici che negli ospedali viene tolta la parola nucleare da reparti dove fanno diagnostica con strumenti nucleari, perché hanno paura di spaventare la gente. La risonanza magnetica, il suo nome è la risonanza magnetica nucleare, ma hanno tolto la parola nucleare per non spaventare la gente. Questo è un paese ammalato, secondo me, se non riesce a ragionare. Quello che è successo in Giappone ha dimostrato che si può costruire una centrale nucleare a prova di terremoto. Qual è stato l'errore? Di aver fatto un muro contro lo tsunami troppo basso e di non aver protetto quella parte della centrale che era a benzina, che doveva, una volta che la centrale veniva spento per motivi di sicurezza, serviva comunque un minimo di corrente per far funzionare tutti i metodi di raffreddamento, e quel motore lì che dava benzina era stato rovinato dall'acqua. Quindi, se voi andate a vedere cosa è successo a Fukushima, come si dice, è veramente paradossale. Quante persone sono morte per lo tsunami? 25.000 persone. E quanti per il nucleare si riuscirà a dire che moriranno? Forse si riuscirà. Sarà molto difficile. Voi che state facendo probabilità? Come si fa a convincere, come faranno a convincervi che ci saranno dei morti nel futuro per effetto della radioattività liberata da quelle esplosioni secondarie del reattore nucleare? Vedranno un eccesso, c'è un numero di persone che muoiono naturalmente di cancro, e vedranno un piccolo eccesso che deve essere statisticamente significativa per poter dire la causa è quella. Quindi 25.000 morti per un tsunami e la gente è diventata misterica. No, nucleare, via, basta. Comunque, per me la strada è questa. Poi gli ingegneri sono persone intelligenti, possono costruire centrali nucleari a prova di terremoto, a prova di terroristi, perché questo casomai è il guaio più grosso, non i terremoti o i tsunami, ma che ci sia qualche gruppo malintenzionato che si possesse del materiale fissile e crea non tanto la bomba, ma inquina. Se qualcuno vi versa un cucchiaio di plutonio nell'acquedotto di Roma, ci sarebbero milioni di morti. Non tanto per la radioattività, ironicamente, ma il plutonio è una delle sostanze più velenose che ci siano. No? Comunque, ultima cosa. No, ma sarebbe bello se si organizzassero delle piccoli sondaggi in questa facoltà. Quando siete matricole, alla fine del primo anno, secondo anno, terzo anno, fare dei sondaggi, però i sondaggi vanno pensati nel modo giusto. Io non sono lo statistico, no, lo statistico è quello che analizza i dati, ma il sondaggista, una volta che ha i dati, deve saperli ovviamente interpretare, ma il sondaggista è l'arte di fare le domande. E fare le domande per vedere come la pensate,
anonimamente si intende su certe tematiche, sull'OGM, sul cambiamento climatico, sull'ecologia in senso lato, sui cibi organici, sul nucleare. Cioè, è molto interessante vedere come il vostro parere cambia negli anni, se cambia. Ad esempio, nel nucleare, chiaramente uno dei problemi che c'è è la scorta e il deposito delle scorie, no? Quello è un problema. Ma non è un problema irrisolvibile! Come si fa a trovare una risposta? Investendo soldi e fare ricerca. Se uno dice no, no, nucleare, nucleare no, e non puoi neanche fare ricerca sul nucleare perché la gente è isterica, allora nessuno risolverà mai il problema della scorta del deposito delle scorie. Ma non è neanche depositarlo, si può usare la trasmutazione nucleare per prendere una scoria radioattiva che magari ha milioni di anni, o centinaia di migliaia di anni di vita media, e ridurlo a 30 anni. Quindi non è più un problema per chissà quando è vivo tra 2000 anni, ma si può risolvere. Ma non si può fare nemmeno ricerca. Oddio, siamo un paese libero, uno può fare ricerca, ma il problema è che bisogna avere i soldi, no? Se io voglio fare questa ricerca, devo avere i soldi per pagare un dottorando, per mandarlo in missione, magari andare a conferenze, o per fare un po' di esperimenti magari in laboratori in altri paesi, perché in Italia, per carità, non si può, è vietato. Quindi uno non può neanche fare ricerca sul nucleare perché sono tutti isterici. Non è illegale, semplicemente non ti finanziano, no? Tutti isterici. I comuni denuclearizzati, ce ne sono qua? Puttanata è! Cosa vuol dire? La Francia quante centrali nucleari ha? Cosa vuol dire che in Italia non è un comune denuclearizzato? Cosa vuol dire? Che non hai una bomba nucleare, che non hai un reattore nucleare? Cosa vuol dire? Che ora sono? Siamo veramente alla frutta? Sì, c'è un commento che vorrei dire perché viene discusso in molti libri e magari lo faremo all'orale, però sono cose che si riesce a ragionare al momento, quindi all'orale vorrei che voi foste capaci di ragionare. Quindi se c'è un argomento, per esempio non ho fatto l'attrito in questo corso, ma perché? Perché abbiamo talmente tante cose da fare che discutere attrito è un po' uno spreco di tempo, perché l'attrito è in realtà un fenomeno estremamente complicato, ma quelle poche cose che si possono dire in un corso di introduttivo di fisica sono proprio due sciocchezze, quindi guardatele. Guardate da soli, e se ha un orale o uno scritto, c'è un esercizio da attrito, vi dirò nel testo dello scritto o all'orale cosa dovete sapere per risolvere l'esercizio. Ok? Quindi sono certi argomenti che sono là fuori. Io non pretendo che le sappiate, oddio, l'attrito pretendo che lo sappiate perché voi avete un libro e state leggendo, c'è l'attrito, tutti i libri di fisica introduttivi discutono l'attrito. Ma quello che non vi ho detto vi dirò all'orale. L'attrito è questo, è questo, è questo, ok, da un punto risolvi questo esercizio. Dovete essere in grado di ragionare, ok? Allora, questo esempio qui che avevamo discusso, di un polo nord e un polo sud, e magari era montato su... Dovete immaginare, non voglio qua stare qua a fare un disegno complicato, dovete immaginare che sia possibile, diciamo il succo. Questa è una spira, vi ricordate questo abbiamo discusso a lungo, della spira messa in faccia alla calamita. E c'erano varie casistiche, no? Dove il magnete si avvicinava col polo nord o si indietreggiava col polo nord vicino. Oppure che questo fosse stato girato col polo sud qui che si avvicinava, oppure col polo sud sempre qua ma che si allontanava. Ma c'è anche la versione dove questo è fermo ed è la spira a muoversi, no? Quindi questa è la spira montata sulle ruote, d'accordo? Ed è ovvio, perché vige la teoria della relatività, che il risultato deve essere lo stesso, no? Voi potete analizzare questo problema allo stesso modo, come la variazione di flusso, per esempio. Se la spira si sta muovendo, il modo che abbiamo discusso è di usare la legge di Faraday.
Leslie Faraday, abbiamo già detto tre volte stamattina, che la FEM, cioè la forza attomotrice che sarà capace di far circolare una corrente in questo conduttore, quindi questa è una spira conduttrice, è uguale a meno la derivata rispetto al tempo del flusso del campo magnetico. È evidente che se questo è fermo e questo si sta avvicinando, allora è evidente che le linee di campo magnetico qua saranno, questo oggetto entra e vede un aumento di flusso e uno analizza con la legge di Ampere, con la legge di Faraday-Lenz, come abbiamo sempre fatto, d'accordo? La stessa idea. Ma c'è un modo, quando il conduttore è in movimento, c'è un modo diverso per arrivare allo stesso risultato. E il modo è di essenzialmente pensare alla forza di Lorentz, che in fondo l'abbiamo usato questo trucco quando pensavamo a ogni volta che c'è un portatore di carica in moto in un campo magnetico, sentirà una forza. Quindi pensate qua, c'è un portatore di carica qua, eccolo qua, libero, quello è un pezzo di rame, quindi circa un elettrone per ogni atomo di rame e libero di muoversi in quel pezzo di rame. Però pensate alla corrente convenzionale, non agli elettroni, c'è un portatore di carica positivo che è libero di muoversi, basta che veda un campo elettrico che lui comincia a muoversi, d'accordo? Allora, guardate un attimo. Qua c'è un campo magnetico, forse il disegno non è dei più felici, ma immaginate che c'è un campo magnetico che sta passando di qua, ok? C'è un campo, quindi lo vedo da lato, questo è la spira, qua c'è il portatore di carica e c'è un campo magnetico che so che è così, va bene? Che è così. Quindi qua c'è un campo magnetico in questo punto che è in questa direzione, perché l'ho messo qua, dovete immaginare cosa sta succedendo. Ok, c'è un campo magnetico. La spira in questa versione dell'esercizio si sta spostando, quindi questo portatore di carica in realtà si sta spostando, c'è uno spostamento in questa direzione, perché la spira fa parte del carrello, quindi quel portatore di carica è trascinata dal movimento del carrello. E quindi questo è il campo magnetico, questa è la velocità della spira, quel portatore di carica sentirà una forza di Lorentz. Sente una forza di Lorentz. E qual è la direzione della forza? Se la velocità è di là e il campo magnetico è di là, vedete che la forza sta entrando nella lavagna. Perché la forza è perpendicolare al piano individuato di questi due, quindi il piano è quello della lavagna, la forza sta entrando, vedete? Dovete far così. Quindi questo signore ha una forza che entra, quindi la corrente, questo è il suo dirimpettaio, questo portatore di carica è qui, cosa fa? Lui pure sente una velocità, questi gessi colorati, non vedo l'ora che finisco il corso, questa è la velocità, il campo magnetico magari è simmetrico perché l'ho disposto io, qual è la direzione della forza qua? Qua è la velocità, il campo magnetico è così, la forza è uscente, lo vedete? Quindi qua la forza di Lorentz qui, la forza di Lorentz entra, qui la forza di Lorentz esce. Quindi cosa fanno i portatori di carica? C'è una corrente che gira, così, c'è una corrente che sta girando, è una corrente che nasce in questa visione, in questa descrizione dell'esercizio, sto usando la forza di Lorentz. Ho un portatore di carica e in movimento, dunque c'è una forza e questa forza quindi mi fa muovere il portatore di carica in questo modo. È o non è uguale alla direzione che dice la legge di Faraday-Lenz? È meglio che lo sia, non vi pare? Sarebbe un guaio se avessimo due risposte diverse. Perché sono due modi di descrivere lo stesso fenomeno macroscopico. C'è una corrente che viene indotta in questa spira. Uno lo descrive con la legge di Faraday-Lenz, l'altro lo descrive con la legge di Lorentz. Questo modo di descrivere si chiama la corrente che gira, la corrente indotta gira perché c'è una forza elettromotrice, certo.
quella si chiama forza elettromotrice mozionale, di movimento. Motional in inglese, non so se si dice emozionale in italiano, è una bruttissima parola. Una EMF motional. Motional. Dovuto, è una forza elettromotrice dovuta al moto. Credo che si dica emozionale, ma non sono sicuro. Ok? In questo approccio dell'esercizio sto chiedendo al studente come gira la corrente usando la forza di Lorentz. Ok? Ed è meglio che venga fuori la stessa risposta se io chiedo al studente: ok, me l'hai fatta con la forza di Lorentz, adesso fammela con la legge di Lenz. E la legge di Lenz cosa dice? Che la forza elettromotrice deve girare in modo da compensare la variazione del flusso, no? Allora, se il flusso del campo magnetico è, avete linee, state guardando di qua, quindi di nuovo guardate questo esercizio, l'abbiamo già fatto, state guardando con tanti punti che vi vengono in faccia, sono tanti punti che vi vengono in faccia e stanno aumentando, voi cosa fate come circuito? Cercate di reagire contrastando l'aumento di punti, quindi la corrente girerà così, in modo che voi create un campo in quella direzione e quindi vedete che la risposta è la stessa. Convincetevi che chiedervi qual è la direzione della corrente della spira è la stessa che voi usiate questa legge o questa. Verrà fuori lo stesso. Questa è la più potente. Perché? Perché ci sono problemi in cui la mozionale non c'è. Basta cambiare il sistema di riferimento! Se io sono solidale col magnete, questo è un sistema di riferimento, se io sono solidale col magnete, vedo la spira avvicinarmi, quindi posso dire ci sono portatori di carica in movimento, sentiranno la forza di Lorentz. Ma se io sono solidale con la spira e vedo il magnete venirmi contro, il portatore di carica è fermo e quindi non sente alcuna forza. Vedete? Quindi il metodo mozionale, il metodo dove si analizza l'effetto della dove si cerca l'effetto della forza di Lorentz sulle cariche, funziona quando i portatori di cariche sono in movimento, quando il conduttore è in movimento, ma se il conduttore è fermo, questo non funziona e vi salva sempre la legge di Faraday-Lenz. Ma io, che tendo ad essere un po' un pigro, non mi piace usare due approcci, cerco uno che funziona sempre, e questo funziona sempre. Questa funziona solo se il conduttore è in movimento. Però convincetevi che danno la stessa risposta. Questo è fondamentale. E infatti è anche il punto di partenza che Einstein ha usato per scrivere o pensare alla sua relatività. Come farebbe a dare due risposte diverse? Se avere la corrente che gira così, non può in un sistema di riferimento andare così e in un altro andare così. Cioè, tutti sono d'accordo che giri in un certo verso, non può semplicemente cambiando essere solidale col magnete o essere solidale con questo a avere una corrente che giri in un verso o giri l'altro, perché se giresse in direzioni diverse la corrente potrei dedurre chi è in movimento. Chi è in movimento qua? Il magnete o la spira? Siete nello spazio, qua c'è la lavagna, siete nello spazio, c'è un magnete e c'è una spira. C'è un moto relativo tra i due, chi è veramente fermo? Einstein dice non si può sapere, quindi dovete intuire che se non desse la stessa risposta, se con l'approccio di Lorentz avessi avuto che la corrente gira così e con l'approccio di Faraday avessi avuto che la corrente gira così, avrei potuto decidere chi è fermo e chi è in movimento. D'accordo? È proprio da questo intuito qua che Einstein è partito a parlare della relatività. Quindi l'esempio può essere questo: qua avete il magnete e qua avete la vostra spira e qua infilate un misuratore di tensione, un amperometro, che misura la corrente o la differenza di potenziale. Mettete un dispositivo che misura la direzione della corrente. Quindi dovete capire che se questo si muoveva e questo era fermo, e questa è la lancetta, ecco, a zero, e questa è la scala, no? Avete, non so, più un certo numero di ampere, meno un certo numero di ampere. Muovete, tenendo fermo questo, muovete questo e supponete che la freccia giri di là. Poi rifate l'esperimento, ma questa volta tenete questo fermo e spostate
questo di qua è il moto relativo, quindi questo si avvicina alla spira, vedete fermo questo avvicinato alla spira. In che direzione andrà l'indicatore? Einstein, e questo discorso qua fa presente, guardate che va nella stessa direzione, può andare in direzione opposta, perché se andasse in direzione opposta potreste dedurre chi è in movimento. È un'applicazione pratica di questo, è questo discorso qui, un'applicazione pratica della forza elettromotrice di tipo moto, perché la parola emozionale, perché sono tentato a usarlo, confesso di non essere sicuro che esista. C'è qualcuno che mi può dire se si dice emozionale? Qualcuno qua ha già fatto l'esame di fisica? Si dice? Sì, sì. Perché è una gran brutta parola, emozionale, e questo è un esempio di una parola che è stata presa dall'inglese, emotional, emozionale. Un'applicazione dell'approccio emozionale, immaginate di avere un campo magnetico uniforme, eccola qua, la disegno artisticamente come tanti punti che escono dalla lavagna. Eccola qua. Immaginate una sbarretta di metallo, eccola qua. Ok? È una sbarretta di metallo, pezzo di rame. Non è un circuito, è una barra. È una barra. E muovete la barra a una certa velocità. Immaginate che il campo magnetico abbia un certo modulo di zero. Ok? Quello che succede è che il portatore di carica che è qui, cosa fa? Lui, spostandosi perché è trascinato dal moto della sbarretta, ha questa velocità, ha una velocità per di là. E il campo magnetico esce dalla lavagna, quindi velocità. Campo magnetico. C'è una forza su questo signore che è in questa direzione, quindi lui si sposterà fino a accumularsi qua, ma accumulandosi qua lascia libero, c'è una carica negativa che appare dall'altra parte. E continueranno questi portatori di carica a continuare a accumularsi agli estremi finché non ce ne sono talmente tanti che impediscono l'arrivo di altri, perché è chiaro che il secondo che vuole, questo qua che vuole dovete pensare alla carica positiva, se volete pensarla come una carica positiva che vuole andare di qua, perché è sospinta di là, c'è la velocità, il campo magnetico e la forza, lui è spinta dalla forza di Lorentz. Questa qui che ho disegnato, dovete immaginare che è la forza di Lorentz che è in quella direzione, è una carica negativa. Se ci fosse una carica negativa qua dentro, la carica negativa con la velocità di là e il campo magnetico di là, la forza verso il basso se è positivo, ma se questo è negativo la forza è verso l'alto, quindi le cariche negative sono sospinte verso l'alto, le cariche positive verso il basso. Ma a un certo momento voi avete la concentrazione di cariche positive da un lato, la concentrazione di cariche negative dall'altro, c'è un campo elettrico che impedisce l'arrivo di ulteriori cariche positive e di ulteriori cariche negative, si arriva all'equilibrio. Quando la forza di Lorentz viene perfettamente controbilanciata dalla forza di Coulomb in direzione opposta. E quindi qual è la condizione di equilibrio? Equilibrio è quando la forza di Lorentz è esattamente controbilanciata dalla forza di Coulomb. E quindi cos'è che scrivete? Scrivete che la forza di Lorentz, questo è uguale a Q V B0 è uguale alla forza elettrica. E la forza elettrica cos'è? È la differenza di potenziale che c'è agli estremi del bastone lungo la distanza che c'è tra un lato e l'altro, quindi questo è un bastone lungo L e c'è una differenza di potenziale tra questi. Chiaramente questo estremo ha un potenziale più alto di quello, perché il campo elettrico è in questa direzione, impedisce l'arrivo di nuove cariche positive, no? D'accordo? E impedisce all'altro estremo di accumulare ulteriori cariche negative, e si ha l'equilibrio quando la forza elettrica viene perfettamente a bilanciare la forza magnetica. E quindi vedete che c'è una relazione molto carina qua. Questa è la relazione che ci dà un sacco di... ovviamente qua manca la Q, perché è la forza elettrica, no? Questo è il campo elettrico e il campo elettrico agisce su una carica. Quindi vedete che la Q si elide e abbiamo una relazione molto carina, che è VB0 uguale la differenza di potenziale a estremi del bastone lungo B.
E questa formula ha un sacco di applicazioni pratiche. Perché io prendo un pezzo di rame, di lunghezza D, lo muovo io attraverso il campo magnetico, misuro la differenza di potenziale tra i due estremi e deduco il campo magnetico. Posso misurare il campo magnetico spostando un pezzo di rame e vedendo che differenza di potenziale appare ai capi del pezzo di rame. Oppure, se io conosco B, conosco D, ovviamente perché il pezzo di rame, misuro, quindi questo lo misuro. Questi li conosco, posso dedurre la velocità. E questo viene usato negli strumenti che misurano la velocità dell'aria, del vento. Quindi questa è un'applicazione della forza attromotrice emozionale. Sospingerà le cariche, i portatori, però non essendo un circuito, perché non è un circuito? Perché non è un percorso chiuso, è solo una sbarretta di rame. Se fosse un circuito chiuso, allora la carica positiva qua non si fermerebbe, contrarrebbe e circolerebbe. Quindi solo se questo fosse un pezzo di rame, un circuito, avrei una corrente che gira. Non circola corrente perché non può, non, dove va? E il guaio è che accumulo cariche positive, accumulo cariche negative e quindi impedisco l'arrivo di altre cariche. E si ferma a un equilibrio con una differenza di potenziale. Ma con questo ci vediamo all'orale, allo scritto e all'orale.